Questa è la storia di uno di noi. Vot'Antonio italiani! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri caro Antonio, tanti auguri a te. Lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Glu. Tanto te la ricordi quante volte abbiamo canzato questa canzone? Quante palle ti ho fatto e ci siamo fatti con questo celentano. Eppure ogni volta che lo ascoltiamo torniamo indietro nel tempo. Ma hai aspettato 3 anni, sono 3 anni che aspetto che tu arrivi ai 50 anche tu. Che hai fatto? Ti ricordi quanti ricordi che abbiamo, quante cose abbiamo fatto insieme? E d'altronde ormai viviamo dei ricordi. Una volta dicevamo, quando sentivamo gli altri dicevano, sai 30 anni fa, 32 anni fa eravamo all'isola del Giglio. 1982, l'Italia che vinse i mondiali. Del campo, scavalca la linea mediana, rimette verso Rossi, scattato per l'arbitro regolarmente, Rossi entra in area, esce Pigliol, tiro parato del portiere, ha salvato la propria porta, ma la porta è rimasta ancora vuota, c'è un altro tentativo da parte degli azzurri, ecco un tiro in rete, rete di Caprini, Caprini ha segnato per l'Italia. Hanno ammazzato il generale della Chiesa, ti ricordi che eravamo proprio a Giglio quando abbiamo sentito quella notizia, me lo ricordo sempre. Il barbaro assassinio del generale Dalla Chiesa e della sua giovane moglie non soltanto ha suscitato in tutto il paese profonda commozione, ma ha posto in drammatica evidenza la gravità del fenomeno mafioso e delle sue probabili connessioni con il terrorismo. Happy birthday to you, happy birthday to you. E Antò, dai, abbiamo scherzato, abbiamo fatto gli auguri perché è giusto che un uomo alla tua età abbia anche gli auguri, ma io te li devo fare in maniera proprio particolare. Ma peccato che io stasera non sono lì con te, ma sono troppo distante e quindi c'era un po' di problema. Comunque devo dire che sei una persona che io veramente stimo e tantissimo. Devo dire che ogni volta che andoci, anche se per tanti mesi, settimane non ci sentiamo, quando ci sentiamo è sempre come se ci fossimo sempre sentiti. E questa è una cosa molto molto bella perché dà anche il senso, credo, in un'amicizia che dura veramente tanti anni. Era il 1969, Porto Marghera, tu forse non te lo ricordi, ma me lo ricordo io, che venimmo giù dai tuoi, e dormivo, era proprio Pasqua, era il giorno di Pasqua, mi ricordo proprio, perché la mattina dopo mi aspettavo che arrivasse il coniglio di Pasqua, poi invece non è arrivato. E poi mi ricordo tu e tuo fratello, Clelia ancora mi sembra che non c'era, perché mi ricordo di voi due, ed è stata una simpatia proprio a prima vista, e poi le gite che ci siamo fatti, l'isola del Giglio, ma anche tu quando sei venuto sempre su nei periodi di Natale, quando venivate su ogni tanto portavi qualche amico tuo, insomma è stato veramente un bel percorso che abbiamo fatto assieme e che abbiamo così vissuto, ed è stato veramente bello. Quindi non solo per stasera ma per i restanti 50 anni ti faccio un in bocca al lupo, tanti auguri Antò, a voi tutti che siete lì. Ci spiace non esserci, questo è assodato, ma resta quella profonda stima, quella profonda amicizia Antonio per te, nei tuoi confronti, oltre che di tutta la tua famiglia che per me è stata come una seconda famiglia in tante situazioni. Mi ricordo 1978, 16 marzo, arrivato a Roma e hanno rapito Moro, mamma mia. Thank you.
Buongiorno. Il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato rapito questa mattina alle 9:10 da un comando di terroristi mentre usciva dalla sua abitazione al quartiere Trionfale per recarsi a Montecitorio, dove alle 10 era fissato l'inizio del dibattito, il primo dibattito parlamentare sul nuovo governo Andreotti. Mi ricordo come se fosse adesso, anche se sono passati 32 anni. Adò, in bocca al lupo a voi tutti, ciao e fate festa. La incontrai per caso a Messina, proveniva da Canicattì, prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non può palles io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu, il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non può palles io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che amore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu, il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. E la gallina canta. E la gallina canta.